Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro vlog. Allora, vieni Gabriele. Gabriele, ma sì, che ci parli? Aspettate. Rieccomi. E qui? Qui. Gabriele ha portato giù Pia, che si è svegliata. Ieri abbiamo dato una bella sistemata alla sala. Poi, dopo, no, non ve la faccio ancora vedere. No, ve la faccio vedere, però, no, non ve la faccio vedere. Ve la farò vedere quando sarà finita completamente. Vi farò un room tour della sala, così almeno, visto che me lo chiedete sempre, non posso fare l'home tour per il momento, ma il room tour della sala lo posso fare. Quindi devo finire di sistemare e poi ve la farò vedere. Niente, adesso ho preparato l'asse per mettermi a stirare e niente, volevo stirare un paio d'ore così almeno butto giù un po' di roba. Stirare c'è quella roba lì e queste due pile qui. Ovviamente non riuscirò a stirare tutto stamattina, però vorrei darci una bella botta, quindi dopo poi vi faccio vedere a che punto siamo. A che punto siamo? Allora, adesso è dopo pranzo. Oggi abbiamo mangiato vellutata di fave piselli con i crostini, l'ha preparata Giorgia. Le ho detto io come fare, le dicevo i passaggi mentre stiravo, lei preparava appunto la vellutata. Adesso invece, vabbè, ho Pia attaccata qui, vedete la sua testolina. E poi devo. Adesso abbiamo portato su dell'altra roba per fare il cambio di stagione, così almeno andiamo avanti con questa tortura cinese. In più, stiamo continuando a fare sacchi di roba da buttare perché a loro non piace, non va più, eccetera, eccetera, e quindi la stiamo facendo fuori. Abbiamo già anche trovato dove portarla e la porterà Maurizio appena entra in ferie tra qualche giorno. E niente, Pia si è addormentata e quindi adesso io mi metto a fare questo lavoro, così, perché poi dobbiamo anche mettere a posto i giocattoli e c'è veramente un casino pazzesco. Allora, è arrivata l'ora della cena. Qui sto tritando il prezzemolo perché qui vado a fare i fagioli alla veneta. Invece qui ho messo a fare il brodo perché devo fare risotto, speck, brie e noci. Quindi, per prima cosa trito questo prezzemolo. Quelli che ti dicevo ad elefante erano così. Amica. Thank you.
Ok, adesso andiamo a versare questo sui fagioli. Li mescoliamo. E li lasciamo qui così per un po', per mezz'oretta, dice la ricetta. Dovrebbe essere tanto per coprirli, ma e contate che ho aggiunto un secondo cucchiaio, un secondo mezzo bicchiere di aceto dopo, ma quindi ho fatto un bicchiere intero d'aceto, ma comunque poco lo stesso. Vabbè, comunque ogni tanto li rigiro e dovremmo farcela. Intanto andiamo a preparare il risotto. Allora, ho messo a insaporire un po' la cipolla, adesso butto lo speck. Ne ho due confezioni, perché sennò per noi una... Ho raddoppiato le dosi io, quindi la ricetta originale, che è per 4 persone, prevede una confezione sola di speck. Io invece, siccome noi siamo il doppio, ne metterò due. E poi sfumo col vino bianco con già dose raddoppiata, mezzo bicchiere, 100 ml. Il riso sinceramente non l'ho pesato, l'ho messo un po' così a sentimento. Vediamo se ci ho azzeccato, se ne ho fatto troppo o se ne ho fatto poco. Che il riso è cotto, vado a mettere il brie, che ce l'ho già qui, a pezzettini, e poi una generosa spolverata di pecorino romano.
zona è impostata su Italia, giusto? Ed eccoci in un nuovo giorno. Come avete visto, abbiamo avviato il nuovo computer di Manuel e adesso io e Giada, come vi ho già detto che abbiamo questa, abbiamo creato questa cosa delle uscite, sì, questa routine, diciamo, questa non routine perché non è che lo facciamo sempre, questa tradizione, ecco, non mi veniva la parola. Praticamente oggi doveva essere il turno di Gabriele con me, ma siccome non sta bene, allora Gabriele è rimasto a casa e abbiamo saltato e vado io con Giada. E tanto è uguale. Okay. E poi appena Gabriele si rimette, speriamo molto 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 presto, verrà lui con me. Andremo a mangiare al giapponese da Munsha. Perché andiamo a mangiare da Munsha? Vuoi spiegarglielo tu? Perché ci sono dei tablet per ordinare cibo. E allora volevamo provare ad andarli a vedere. Vedere come sono. Praticamente c'è scritto che, cioè, mi ha detto una mia amica, non c'è scritto da nessuna parte, che per ogni persona non si può ordinare più di 5 portate, ma tanto noi siamo, cioè siamo io e lei, non è che mangiamo, lei poi è piccolina, non è che mangia, ma, e quindi, cioè 10 portate, ne abbiamo anche d'avanzo secondo me. Quindi vediamo un attimino, ovviamente vi facciamo vedere. E il posto è veramente, cioè se è rimasto uguale è veramente bello, comunque anche come del sushi dove andiamo. Però vediamo anche Munsha con questa cosa qua dei tablet, è interessante. Vuoi dire qualcosa? Vuoi raccontare qualcosa? Se voi non lo sapete, io ho già iniziato la scuola. Raccontami, che cosa fai a scuola? Cosa hai fatto in queste prime 2 settimane di scuola? Mi hanno dato un po' di compiti, li ho fatti a casa e poi ho fatto anche degli schemi a casa, anche un po' di schemi a scuola. Infatti sì, se volete fare un video del mio zaino vi faccio vedere la mia cartellina che è già piena. È piena di schemi. Queste sono le mie cose sulla scuola. Non è successo davvero, però. Ha già consumato 2 o 3 colori, sono tanti così. Il mio azzurro è alto così. Infatti devo andarglieli a cambiare. In modo da metterle quelli più grandi, però devi cercare di temperare un po' di. È possibile che colori così tanto? Mamma, mi fanno fare schede solamente con cielo, prato, e mi dicono ogni volta il cielo tocca la terra, quindi ogni volta devo colorare il cielo. Non fa una piega, hai ragione tu. Sembra una scema che fine. No? Madonna. A momenti siamo. Vediamo un incidente in diretta. Che bello. Mi piacerebbe così, vedi? Davvero bella, così almeno c'è anche il salotto di fianco. Giada? Oh.
cosa vuoi ordinare? Quello che rimane di quelli vegetariani, perché mai sono da mangiare. Ciao. Allora, siamo tornati dal giapponese, ero piena. Siamo andati un po' di sopra, ho allattato Pia, poi abbiamo messo le coperte nei letti perché stanotte faceva freddo, quindi abbiamo aggiunto le coperte ai letti e poi sono venuta di sotto che saranno avanti appunto col cambio di stagione. Ho già fatto un viaggio, ho riempito 3 borse e niente, ho già diviso la roba perché comunque essendo dentro le scatole rimane pulita, non prende polvere, non prende niente. E niente, l'abbiamo già sistemata, se la sono già quasi messa tutti nell'armadio, quindi per oggi faccio ancora un giro. Quindi adesso mi metto qui e guardo in qualche altra scatola cosa trovo. Ne ho già svuotate 2 completamente tra roba da buttare che abbiamo trovato e roba che invece magari è ancora grande però bella magari per Sabrina oppure per Giada e quindi la metto da parte e niente, quindi adesso comincio e poi devo preparare la cena, ma penso che staremo tutte leggeri perché anche loro qui oggi hanno mangiato, perciò Maurizio ha fatto qualcosa di buono, li ha riempiti per bene, perciò magari facciamo un po' di latte, un po' di tè, non so. E poi comunque volevo anche dirvi che Gabriele ha preso il raffreddore, l'influenza, e l'ha attaccata a Giorgia, a Sabrina, anche a Pia. E quindi domani loro non andranno a scuola. Però, vabbè, andranno a scuola solo Manuel e Giada. Allora, buongiorno e eccoci in un nuovo giorno. Volevo farvi vedere che ho lavato le fodere del divano e adesso sono belle pulite. Qua stanno un po' storte però perché si vede che sono lavate, ma vabbè. Comunque l'importante è che sono pulite. E poi mi è arrivato questo pacchetto. Siccome non ho idea di che cosa sia, volevo aprirlo insieme a voi. Adesso lo apro e poi lo vediamo insieme. Perché non potevo tenerlo girato perché c'è il rinvio. Ma è Natale qui! Allora,
Adesso prendo il cavalletto e vi faccio vedere bene. La maggior parte della roba è tutta quanta di Giorgia. Pia, vieni qui. Qui ha preso degli anelli da mettere alle dita, ovviamente, dove vogliamo mettere gli anelli. E sono fatti così, diversi, cioè cuore con la rosellina. Bello questo con la corona. Fiorellini, fiorellini. E poi ci sono questi qua invece che hanno solo il gancio, questi normali. Molto bello. Poi ci sono questi altri. Lì hanno le foglioline. Qui hanno i mezzi cerchi. Sono fatti un po' così. Qua invece ha preso una collana con il lucchetto. E adesso la apro e vi faccio vedere com'è. Allora, le collane sono fatte così. Una con scritto gross e la catena un po' più grande, invece una con la catenina un po' più piccola e il lucchetto. Poi, questa invece è fatta così con un look, la collana è ancora più grande, cioè ha le maglie, diciamo, più grandi, e il lucchetto è fatto così più grande. Poi ha scelto questa cover per il suo telefono, lei ha l'iPhone XR e ha preso questa cover a specchio, ma va bene, siamo sicuri? Dice che va bene, che siamo sicuri. Poi ha voluto prendere questo correttore qui della marca Shiglam, boh, è molto, si vedono tutti i colori, vedete? E non sappiamo com'è perché appunto chi l'ha mai visto, chi l'ha mai preso. Proviamo ad aprirlo. Ho trovato la colorazione che è la 02 light e siamo riusciti a levare la plastichina, adesso lo apriamo. È molto bello anche il pack, guardate, il tappo è olografico, anche la scritta, e qui sotto c'è il numero e il nome del colore. Ok, vediamo se Giorgia, adesso proviamo ad aprirlo, ecco. C'è Pia un po' che brontola, ecco, così. Il primo pacchetto di questi qui trasparenti, ci sono le calze nere e ce ne sono 4 paia e anche qui la taglia unica le ho prese, anche qui calze nere. Poi invece qua ho preso queste fatte così, sempre taglia unica, che però sono grigie, bianche, verdi e rosse, con la riga bianca, due righe bianche in cima, o in questo caso nere perché la calza è bianca e grigia, e ne ho presi 2 pacchi. Ecco, questo qui è tutto il contenuto dell'ordine da Shein, che non ci aspettavamo arrivasse adesso perché la data prevista era il 12 di ottobre, invece è arrivata prima, meno male. 1, 2, 3.